La carrozzina basculante ha la possibilità, di far modificare la postura al paziente, ma come tutte le carrozzine, ha, le varie parti che la costituiscono che possono essere completamente rimosse. In primis possiamo osservare come è possibile, togliere completamente le pedane poggiapiedi, ruotandole verso l'esterno e rimuovendole. La manovra opposta ovviamente sarà da rifare per riposizionarle. L'altra caratteristica di amovibilità riguarda invece, le spondine laterali, dove è presente una leva che ruotata permette l'estrazione completa della spondina stessa. Il terzo aspetto che consente una maggiore adattabilità alla postura del paziente è il poggiatesta. Il poggiatesta può essere regolato sia in altezza che in profondità e in rotazione, grazie alla presenza di alcune leve che devono essere adattate in base alla morfologia del paziente presente, in modo che venga sempre mantenuta una postura il più simmetrico possibile. Sicuramente però la caratteristica fondamentale delle carrozzine basculanti è la possibilità di modificare il sistema posturale in due modalità differenti. La prima modalità è la modalità di basculamento. Il basculamento consente di modificare tutto il sistema posturale, quindi schienale e sedile, e questo è molto utile nel momento in cui il paziente deve adattarsi progressivamente alla posizione seduta o sono presenti delle piaghe da decubito sacrali, perché questa, la postura basculata, è una postura che consente di scaricare il peso dal sacro e di spostarlo nell'appoggio sul rachide. L'altra caratteristica invece è la reclinazione. La reclinazione si ottiene schiacciando una levetta posta al di sotto delle maniglie di spinta, indicata da un'immagine che evidenzia, con il colore appunto il movimento interessato, e consente di modificare solo l'orientamento, in questo caso dello schienale, e non della parte, di seduta del paziente.